Buongiorno e benvenuti alla terza puntata di Diciamo la Verità, che oggi presenta Napoli, la bellissima Napoli, un video eccezionale che presenta le bellezze di Napoli nella sua prima parte e poi i problemi e le criticità di questa grande capitale d'Italia. E commentiamo le immagini che vi facciamo vedere con Gabriella Rapposelli, Ben ritrovati. che insomma è una nota brigandessima e soprattutto nostra ospite, e Bartolo Di Luca e il professor Vincenzo Gulì, che abbiamo conosciuto la scorsa volta e col quale abbiamo parlato di un inedito Garibaldi. Adesso parleremo di Napoli, che peraltro lui abita e vive ed ama chiaramente, ma poi è difficile non amare Napoli. Allora, vediamo questo filmato che Sì. pure dura una quarantina di minuti e ci vediamo più tardi. Perfetto, torniamo in studio con i tre ospiti che vi avevo presentato. Partiamo dalla non napoletana del gruppo, direi dalla anapoletana del gruppo, cioè da Gabriella, che non è, come è noto, di Napoli, anche se credo sia innamorata, come noi tutti, del resto di questa grande città. Sicuramente sono innamorata di Napoli, come sono innamorata di tutta la nazione Italia, perché a me farebbe molto piacere che il professore ritornasse un attimo sul concetto di nazione. Ci eravamo lasciati Sì, l'ultima c'eravamo volta proprio su parlando di questo, nazione. sì, del Vabbè. concetto di nazione, quindi amo tutta la nazione meridionale. Che dire, che io ringrazio veramente questa emittente per il semplice fatto che è fondamentale per tutti chiedersi da dove veniamo, no? Per sapere dove andremo a finire. Ebbene, siccome noi ci troviamo in questa epoca particolare dove i giovani si trovano ad essere la prima generazione alla quale, chiedo scusa, i genitori, i nonni hanno tolto il futuro. Quindi sarebbe interessante anche scoprire e sapere il perché. E penso che si possa tornare indietro con il tempo proprio ai famosi fatti dell'Unità d'Italia, di come sono andati, di questa presunta Unità d'Italia. È impegnativa l'affermazione della amica Gabriella Rapposelli, insomma i genitori avrebbero tolto il Sì. futuro ai figli, però magari di questo ne discuteremo un'altra volta. Approfondiamo invece Napoli, la bellezza di Napoli, con un napoletano, comunque questo nostro amico Bartolo Di Luca, che è di Torre del Greco, però insomma ha vissuto a lungo a Napoli. Torre del Greco. A Torre del Greco, Sono quindi 10 chilometri da sono Napoli. 10 chilometri, lo considera Torre del Greco, la considera la periferia di Napoli, cosa la considera? Insomma, Beh, però è comune a sé, insomma, sì, comune a sé, anzi, addirittura la storia ci insegna, ci dice che potrebbe essere anche come una Repubblica di San Marino, perché avvenne un riscatto, per cui ogni anno si festeggia questo riscatto baronale. Vabbè, comunque sono di Torre del Greco, chiarisco. Napolitano, napoletani questo ce siamo l'ha detto tutti, già, mi ricordo la prima ecco, volta che ci siamo visti. napoletano di Torre del Greco, come si Gabriele Napolitana Esatto. dell'Abruzzo. E niente, parliamo di Napoli, le bellezze di Napoli sono ormai ben note in tutto il mondo, tant'è vero che nonostante alcune deficienze che si hanno nella gestione, l'amministrazione comunale di Napoli, comunque Napoli è sempre piena, piena, piena di turisti. Qualcuno è stato pure rubata del Rolex, ormai il Rolex è la preda più ambita dei Mariungilli, così come si Vabbè, chiamano, chiedo scusa, eccetera. però negli Però, aeroporti spariscono intere sì, religie, no, vabbè, non insomma, no? Che facciamo va polemiche, però criminalizzata. comunque tanto di questo qua ha detto sì, è un fenomeno che esiste in tutte le parti del mondo, a me comunque, nonostante tutto, io vengo sempre con piacere a Napoli. E questa è una cosa molto gratificante, significa che ne dica la propaganda antagonista, perché Napoli la vogliono distruggere anche come
Scusate se uso delle parole, però devo essere crudo, perché quando si tocca Napoli non è soltanto la mia città e la mia capitale, ma è anche un pezzo della mia vita. E quando tocco a Napoli io, diciamo, parto in quarta, scusatemi. E quindi Napoli si può dire di tutto, però le bellezze stanno là, che dimostrano tutta la sua storia, cominciando dal Palazzo Reale, il Museo, Capodimonte e tante altre. Mo stanno pubblicizzando molto Napoli sotterranea, che addirittura fa vedere, lo vedremo nelle prossime puntate, i segreti di Napoli. E la dimostra come i Borboni erano molto molto lungimiranti. Infatti Napoli sta sulle fognature borboniche, che quelle là funzionano ancora, a dispetto delle fognature che hanno creato nel dopoguerra, e stanno là. L'acquedotto napoletano portava l'acqua nelle case dei napoletani. Il nord se lo sognava questo, se lo sognava, acque limpide che venivano dai monti dell'Abruzzo. Acqua corrente che veniva, il famoso acquedotto vitelliano che portava l'acqua, che porta l'acqua anche alla Reggia di Caserta, ed è ben visibile ai ponti della Valle di Maddalone. E quindi come si può dire che Napoli era un paese incivile, come volevano e ancora oggi vogliono farlo apparire? Questo è uno sfregio proprio alla storia, che poi Napoli comunque fa parte della penisola italica. Perché parlare sempre in questo modo spregevole di una grande capitale? E soprattutto di un grande regno gestito, portato avanti dai Borboni, che amavano Napoli. I re parlavano napoletano proprio per stare vicino al popolo, perché il re era, diciamo, era un precursore dei socialisti. I Borboni volevano realizzare lo Stato, stavano realizzando lo Stato sociale. E quindi più socialista. Allora, vediamolo sul piano, anche questa è un'impegnativa affermazione che ha fatto Bartolo Di Luca. Vediamolo sul piano storico, professor Gulin. Sì, ricordava appunto il famoso Statuto di San Leucio, che del 1789 Ferdinando IV di Borbone crea una comunità che è all'avanguardia proprio per il socialismo come viene inteso oggi o come era inteso ieri. Cioè con tutti uguali, con pensione di anzianità, pensione di reversibilità, case per i lavoratori, corrido pubblico alle spose, asili nido, delle cose incredibili. E ripeto, 1789. L'anno della rivoluzione francese. Ecco, altro che rivoluzione francese. Noi facevamo una rivoluzione sociale importantissima. Anche perché questo era soltanto un esempio. Ma ce ne saranno tanti e saranno diffusi dappertutto. Al momento in cui il regno finisce, noi siamo l'unica nazione europea a tenere la pensione di anzianità con il 2% di trattenuta sugli stipendi, mentre il lavoratore di Milano, di Londra, aveva la pensione se il re lo voleva beneficiare di qualcosa che aveva fatto. Qui il lavoratore nostro di Vasto, di Napoli o di Palermo aveva la pensione se lavorava per 30 anni al 100%, 25 anni al 75% e 20 anni al 50%. E i contributi chi li versava? I contributi erano versati dall'erario per la differenza, che poi è un modo di agire della pubblica amministrazione napoletana. Qui avevamo il sistema fiscale più tenue d'Europa, non perché non si facessero opere pubbliche, perché abbiamo visto nel filmato, cose certo meravigliose stavano qua, ma perché era il re che direttamente interveniva sulle cose a cui non poteva attingere dall'erario pubblico, che era fondato soprattutto sull'imposta fondiaria che colpiva i proprietari terrieri e degli immobili, non colpiva la povera gente, ecco il famoso popolo che, come abbiamo detto l'altra volta, combatteva per il re. Quindi era un sistema che funzionava. L'unica cosa che voglio aggiungere al filmato, che non debba sembrare che Napoli era tutto. Napoli era bellissima, Napoli era eccezionale e il resto si arrangiava. Questo è da confutare assolutamente. Il regno era equilibrato, è chiaro che aveva le sue eccellenze nella capitale, in una delle più importanti città del mondo. Tanto per fare un esempio, sappiamo tutti che c'era il famoso ospizio dei poveri a Napoli, un edificio immenso in cui però non è che si mettevano
gli accattoni a dormire la notte, era un istituto di accoglienza e rieducazione degli sbandati, in modo da poter trovare loro poi un'occupazione entro un termine fisso di pochi mesi. Quello che voglio dire, questo stava a Napoli, io che ho girato molto in tutto il meridione, ho trovato per esempio due addirittura ospizi dei poveri a Palermo, a Corso Calatafì. Ho trovato un mio amico di Agrigento, mi ha fatto vedere la prefettura, diceva guarda che la prefettura, è quello, è l'ospizio dei poveri fatto da Ferdinando II nel 1859 e non inaugurato perché arrivò Garibaldi e che l'ha fatta poi una prefettura. Questo che significa Agrigento adesso, ospizio dei poveri? Che il regno era tutto equilibrato, avevano le varie cose, ecco, Napoli teneva il grande banco di Napoli, Palermo il grande banco di Sicilia, ma Chieti aveva una cassa particolare del Banco di Napoli, come non c'aveva per esempio a Londra stavano le banche, non stavano a Manchester e a Liverpool, qui stavano a Chieti, qui stavano a Cosenza, mi sono spiegato, il regno era equilibrato, quindi la grandezza di Napoli va spalmata per tutto il regno, ecco perché non c'era l'emigrazione, perché si riusciva bene a vivere dappertutto, è chiaro c'erano le eccellenze e poi c'erano le cose normali, ma comunque erano cose positive per tutti. Posso farti una domanda, visto che stai per proprio specializzato professore di economia, ma io so che il Banco di Napoli aiutava i contadini a prestare dei soldi senza lucro, è vero questo? Prima voglio parlarti dei mondi frumentari. I mondi frumentari, e qualche anziano anche ascoltatore si ricorderà qualcosa, stavano in tutti i comuni del Mezzogiorno, in tutti i comuni del Regno delle Due Sicilie. Di che si tratta? Erano delle banche locali, sempre alimentate dalla pubblica amministrazione, che prestavano i soldi ai contadini per seminare, per comprare gli attrezzi per la semina. I contadini che avevano gli usi civici e quindi non pagavano il terreno. Bastava dimostrare che il latifondista non utilizzava a scopo di coltivazione il terreno e il tribunale assegnava a una famiglia per 99 anni l'uso del terreno. E i soldi per la coltivazione dell'azienda agraria venivano dati dai mondi frumentari che stavano in tutte le parti del regno delle due Sicilie. Il Banco di Napoli poi è tutto un discorso a parte, aveva dei compiti importantissimi e finanziava tutta l'attività che avveniva nel regno. A proposito del Banco di Napoli, voglio dire una cosa ai più sconosciuta, perché è un mio studio economico che ho inserito in un best seller di un paio di anni fa, il libro Terroni di Pino Aprile. Lì si parlava anche della situazione del Banco di Napoli al momento dell'arrivo di Garibaldi e compagni. E io ho fatto una ricerca, in che senso? È notorio che i due terzi di tutte le monete d'oro del Regno d'Italia, le lire oro cosiddette, stavano nel Banco di Napoli e di Sicilia. Cioè tutta l'Italia aveva 664 milioni di lire oro al 1860. Di questi 444 stavano a Napoli e a Palermo. Cioè già questo va a dire che consistenza è un fatto notorio questo qua. Quello che non è noto è che questi 443 milioni in pochissimi mesi, non solo per colpa di Garibaldi, ma anche e soprattutto di Vittorio Emanuele, prendono la strada del nord. Cioè spariscono in pochi mesi, vengono azzerate le casse di Palermo e di Napoli. Allora queste sono parole. Io, professore di economia, che conosco abbastanza pure la matematica finanziaria attuariale, ho fatto un calcolo complicato per vedere questi 443 milioni di lire oro quanti varrebbero oggi. E il libro di Pino Aprile l'ha pubblicato. Si parla di una cifra superiore ai 1.200 miliardi di euro. Voi capite che cosa si presero a noi meridionali, perché non erano i soldi del re, erano i soldi dei nostri antenati, spariti in un momento in nome di questa Italia tricolore che arrivava dalle nostre parti. 1.200 miliardi sono la parte che potremmo imputare alle macroregioni del sud del debito italiano. Noi potremmo rivendicare quei soldi rubati e dire abbonateci del debito pubblico e fateci diventare una macroregione autonoma. Senza debito pubblico noi faremmo qualcosa di incredibile. C'è un grafico. Il debito pubblico si è fatto pure perché le finanze pubbliche sono state orientate a soddisfare operazioni clientelari, che anche questo è un fatto storico, al sud sono
No, l'importante... male diffuso. Beh, ma assunto, insomma, il clientelismo. L'importante è che noi abbiamo un credito proprio... di 1200 miliardi con l'Italia, diciamo questo, poi per quale motivo? Senta, professor, due cose mi incuriosiscono, io ripartirei con lei, perché l'abbiamo, anzi forse non l'abbiamo manco accennato, l'abbiamo accennato velocemente l'ultima volta. È nota che la Chiesa Cattolica era legata a voi, ai Borboni, non andava d'accordo con i liberali, ci fu anche la scomunica, certo, poi sanata con i patti lateranensi. Ma non la scomunica, è rimasta. L'anatema maggiore, quello di Pio IX, rimane, non è stata tolta dai patti lateranensi. Lei è stata riconosciuta dall'Italia, dalla Chiesa, ma non tolta la scomunica alla famiglia Savoia, perché la scomunica si toglie se viene riparato il danno fatto. Loro i soldi l'hanno presi, non solo da Napoli, ma anche da Roma. Oh, quindi vabbè, parliamo di questo rapporto. Ai vostri spettatori vorrei fare una domanda: chi è che sa che cos'è l'8 per mille della Chiesa Cattolica? Da dove è nata? Non lo sa nessuno. E spesso siamo indecisi, lo diamo a questo, lo diamo ai valdesi, o lo diamo allo Stato per l'attività sportiva. Che vogliamo fare? Sapete che cos'è l'8 per mille della Chiesa Cattolica? Ai patti lateranensi, tutti i beni della Chiesa passarono allo Stato italiano, confiscati. Allora, quando si fece l'accordo... Passarono con l'Unità d'Italia. Passarono con l'Unità d'Italia, cioè con la presa di con Roma, la presa di 1870. Sì, di Portavie, allora si misero d'accordo, che se i beni ormai erano andati, non si poteva più riaverli indietro, che la Chiesa aveva uno Stato consistente al centro dell'Italia, certo. Si disse, ma i frutti di quei beni comunque devono essere dati alla Chiesa per la sua attività. I frutti dei beni della Chiesa rubati dai Savoia furono quindi risarciti con una certa percentuale di imposte che venivano date dallo Stato italiano dal 1929 in poi alla Chiesa. L'8 per mille alla Chiesa è quello che spetta alla Chiesa per i beni rubati dai Savoia alla Chiesa. Come si fa a dire al cittadino, scegli a chi li vuoi dare? Sono soldi della Chiesa quelli là. Poi c'è un imbroglio notevole in tutti i campi. Sì, ma ecco, parliamo di questo rapporto privilegiato della Chiesa fra romana. Borbone. È noto che la Chiesa aiutò anche i briganti, diciamo, sì. Diede loro asilo a coloro che li ripararono dalle persecuzioni di polizia. Non ci dimentichiamo che la Chiesa nel 1799 aveva organizzato col cardinale Ruffo la liberazione del Regno di Napoli dai francesi che l'avevano invaso. Quindi c'era stato storicamente questo legame stretto fra i preti e la popolazione quando arrivavano gli stranieri, e quindi è ovvio che con i briganti si tentò di fare la stessa cosa. Ma il problema della Chiesa era importante, già che il re Borbone era molto devoto alla Chiesa e al Papa, questo era l'ostacolo all'unità d'Italia in senso politico. Certo. Come si poteva mai spossessare il Papa dei suoi possedimenti? Era un sacrilegio. Solo un re scomunicabile come Vittorio Emanuele II avrebbe potuto fare questo. Ecco perché Ferdinando. Cioè, lei dice Ferdinando II rifiutò di fare l'operazione unitaria perché era cattolico. Esatto, lui voleva una confederazione magari di stati, quella sì. Che rapporto c'ha in termini di parentato con il re di Spagna? I Borboni di Napoli vengono dai Borboni di Spagna, che vengono da Luigi XIV. Ed è noto che quindi, la regina di Spagna Borbone... è dispensata, l'unica dal portare il velo quando si presenta, esatto, al Papa. I re cattolicissimi sono questi qua chiamati. Beh, vabbè, c'è pure quello del Belgio, che non questo, ma il precedente, Baldovino, si autosospese per non firmare la legge sull'aborto. Ecco, queste sono le cose importanti. I re Borbone sono quelli che non sono sottoposti al volere del Parlamento, ma alla morale cristiana. E quindi se c'è una legge che va contro la morale, la non può accettarla. E questo fu il motivo perché... Poi fu promulgata dal Presidente del Senato del Belgio. Sì, sì, esatto, esatto. Cosa che avviene anche qua nel 48, quando si fece il Parlamento, a Ferdinando II volevano che applicasse delle leggi nel che andavano 48, contro la morale. Nel 1848, chiaro, il famoso 48. Si fece un'altra 48. No, ma il famoso 48 che si dice in linguaggio anche noi, qui succede il 48, è sempre il 1848. Noi abbiamo presente di quello che successe poi ai Savoia quando fu proclamata la Repubblica, anche lì loro accampano un referendum non proprio chiaro, diciamo, e sì. Pensano di averlo vinto. Io personalmente sono convinto che l'avessero vinto io pure penso che l'abbiano vinto.
E poi sappiamo di questa norma transitoria cambiata dalla, successivamente dalla Costituzione, che proibiva ai Savoia di sesso maschile, ai discendenti di Savoia, di stare in Italia. Invece cosa successe ai Borboni? Ai Borboni successe che il primo immigrante, che non era mai stato emigrante, diventò emigrante, il primo è stato Francesco II, che dovette andare a Roma dal Papa, a Palazzo Farnese, il suo palazzo a Roma, e poi dovette andarsene in Austria dopo il 1870. Quindi il primo emigrante è lui, indubbiamente. Poi è morto in esilio, diciamo. È morto in esilio senza una moneta in tasca, cosa diversa che i Savoia. Prima mandarono all'estero tutti i soldi e poi se ne scapparono nel 45. Quindi gli altri discendenti, adesso abbiamo detto nella prima puntata con Bartolo che diciamo l'erede al trono è Carlo. È Carlo di Borbone che abita a Roma, fra Roma e Cannes abita lui, perché poi la famiglia sua si trasferì a Cannes sulla Costa Azzurra. Quindi in territorio francese. In territorio francese, ma lui vive a Roma, Carlo di Borbone, lo conosciamo da molti anni. Ma così come fa i suoi, non so se si può dire, colleghi della dinastia Savoia, loro danno anche a voi dei titoli non riconosciuti dalla Repubblica, ma comunque no, dei titoli. No, è una cosa strana, il re Borbone dà un titolo riconosciuto dalla Repubblica. Sì, perché la Repubblica non riconosce quelli dei Savoia. L'ordine Costantineo di San Giorgio è riconosciuto dalla Repubblica. E chi ha questo titolo maestro, si può fregiare. Io sono il cavaliere dell'ordine Costantineo. Scopriamo questo. E gliel'ha dato Carlo, diciamo. Sì, sì, esatto. In virtù degli studi che cavaliere ha fatto. Cavaliere di merito, appunto. Di merito, nel senso che motu proprio sono stato nominato. Per gli studi fatti. Attraverso un decreto che fa questo. C'è un decreto, sì, sì. Ma essendo riconosciuto è molto ambito questo ordine. Il decreto si apre sempre col plurale maestatis, questo. Sì, sì, noi. In latino, in latino. Vincentium Guli è stato scritto tutto in latino. Tutto in latino. Beh, è più bello. Dal sorriso amaro dell'amico Bartolo. Diciamo l'ego che aspira pure lui ad un cavalierato. Mi fu fatta una proposta, poi poi da socialista, diciamo, non so se è conciliabile, ma ci sono premi socialisti che convivano con i re, no? L'ho detto prima. Gonzales, no? È stato il primo socialista, stato il francese. Il capo del governo spagnolo con Juan Carlos di Spagna. Sì. Anzi, questo è un anno importante per l'ordine costantiniano, perché è l'anniversario dell'editto di Costantino del 315, in cui nacquero i cavalieri costantiniani. Quindi quest'anno sono festeggiato il più antico ordine che esiste. Insomma. Io questo non lo so, lo deduco, ma se il vostro re può concedere questo titolo, vuol dire che, insomma, che risale all'editto. La dinastia è molto longeva, diciamo. Sì, sì, antichissima. Allora, qui parliamo dell'ordine costantiniano che fu dato da Costantino ai suoi eredi, arrivò poi a Elisabetta Farnese di Parma, che era la mamma di Carlo di Borbone, che crea la dinastia. Quindi non è dei Borbone. Questi, ma quando è che assurgono al regno delle due Sicilie? 1734. E allora diventa anche maestro dell'ordine, ma l'ordine viene da una via diversa dai Borbone. È arrivata ai Borbone di Napoli, però. Sì, quindi abbiamo detto che quando la dinastia borbonica fu deposta, andò via senza niente. E poi questo tipo di rapporto con gli affezionati, insomma questo tipo, anche se si vuole, di memoria storica, fu mantenuta volontariamente dai discendenti. Ma in effetti, se immaginiamo che cos'erano gli anni post-unitari, ci fu proprio una cancellazione della memoria terribile. Un'altra cosa che pochi sanno, per esempio, che per circa 20 anni, dopo l'unità italiana, noi dalle nostre parti, compreso questa quindi zona, fino all'80, non abbiamo avuto scuole. Questo è un fatto che è stato scoperto dal professor Fioravanti di Roma, che insegna anche a Napoli, che ha fatto una ricerca sulla scuola italiana. Poi in guerra, qua c'era il brigantaggio. No, anche quando finì il brigantaggio, anche nelle grandi città non c'erano più scuole pubbliche. Questo perché? Perché per ragioni di bilancio l'Italia non aveva soldi per aprire scuole dappertutto,
le aprì come si fa oggi con le infrastrutture, dal nord in poi, arrivati al centro, finiti i soldi e il sud non ebbe scuole. Ma la cosa grave non è che non c'erano scuole, che fecero poi i figli dei ricchi, naturalmente andavano a pagamento senza problemi, ma il popolo era così. Poi fecero il primo censimento, e questa è un'altra cosa che ho studiato da vicino. Se il primo censimento d'Italia è datato 1861, sì, sì, cosa incredibile, perché tanto è vero che sempre a 11, cioè sempre con 1 finiscono gli anni, esatto, perché è partito da loro. Però col brigandaggio che c'era non era proprio possibile fare, io mi sono sempre chiesto ma come hanno fatto questo censimento, allora sono andato a vedere gli atti del censimento, è una cosa bellissima, sta scritto, dice il censimento si può fare in due metodi, con il metodo francese e il metodo inglese, che io ignoravo pure io. Guarda, il metodo francese è quello con cui si vanno nelle varie famiglie a far riempire i questionari, e questo lo conosciamo. Poi c'è il metodo inglese, che si fa per campione, è bellissimo questo fatto. Cioè che sono venuto a Vasto, hanno parlato con il liberale di turno che era d'accordo con il tricolore e gli hanno chiesto notizie. Che si chiamava Silvio Ciccarone. Ah, non lo so chi si chiamava. Non lo sappiamo. Ho detto per dire, dovunque da Pato, dico, arrivarono qua, chiamarono uno di loro e dissero, secondo te i contadini come stanno? Male. Secondo te sono ignoranti? Secondo te... E lui fece, compilò il questionario. E quello fu per tutti gli altri. Non l'hanno mai fatto, insomma. Lo fecero veramente nel 1881. Ovviamente lo fecero dopo che le scuole a sud erano state chiuse. E che cosa rilevarono? Quello che sappiamo tutti che ci bollano in tutto il mondo, gli ignoranti analfabeti dei regni delle due Sicilie. È vero, ma 1881, non 1860, in cui stavamo all'avanguardia di tutto. Voi sapete che gli esami di Stato per le arti e professioni si facevano in piazza, lo sapete? In piazza. La commissione e gli esperti della zona dovevano esaminare i ragazzi che diventavano contabili, che diventavano infermieri, che diventavano non so, maniscalchi, erano analizzati dagli abitanti del posto e veniva dato il titolo scolastico dopo che tutti quanti, le persone del posto, guardate che democrazia e che avanzamento, e invece noi siamo bollati come gli analfabeti per eccellenza dell'Italia, lo siamo diventati per forza per colpa loro. Quando poi ci hanno propinato, fra le varie cose, quando si sono riaperte le scuole, la falsa storia, e non ci hanno più tolto di dosso questa falsa storia che ci fa diventare quasi sicuri delle bugie che ci dicono. Noi siamo sicuri, le cose che ho detto io ha fatto traballare qualcuno, ce ne stai dicendo. Perché noi ci sentiamo sicuri delle bugie, e sono 150 anni di bugie, non sono 15 giorni o 15 anni. Chiede di parlare Gabriella dopo aver ascoltato in religioso silenzio. Allora, cioè, ha detto il professore e cavaliere Costantiniano. Costantiniano Vincenzo Guli. Allora, io approfitto della presenza del professore come insomma, esponente del gruppo delle brigantesse d'Abruzzo. Per fortuna lei è qui presente per la seconda puntata, perché giustamente le brigantesse mi hanno detto: scusa, c'era il. Un personaggio così emerito e tu non hai chiesto nulla sulle brigantesse, quindi io approfitto questa volta della presenza del professor Guli, ecco, per chiedere il ruolo delle brigantesse in tutto questo che ci è stato narrato, anche un pochino in quello detto nella puntata passata. Sì, un ruolo importante, perché le brigantesse qualcuno immagina che siano le amanti di qualche brigante che si trovano a scappare insieme a lui e quindi magari costrette pure a difendersi con le armi. Se uno è nato qui e sa la storia nostra millenaria, sa il ruolo delle donne all'interno della famiglia meridionale, che è matriarcale, non c'è niente da fare. Il ruolo importantissimo hanno avuto le donne, soprattutto le donne anziane. Quando ci fu l'invasione, quando il popolo prese in mano la reazione, visto che lo Stato non era stato capace di difendere grazie agli imbrogli massonici, come dicevamo l'altra volta, e praticamente Pluto massonico Pluto, benissimo, praticamente furono proprio le vecchie delle famiglie quelle che nei paesi si riunirono e decisero che bisognava difendere la propria terra, le proprie case, il futuro dei propri figli, e torniamo a quello che dicevi tu all'inizio, da questa invasione barbara che era avvenuta.
e praticamente sono loro che hanno detto di aiutare gli uomini, addirittura di combattere insieme agli uomini. Io ho degli esempi di brigantesse proprio che avevano creato dei corpi particolari, combattevano a capo di gruppi di uomini armati, cosa incredibile, bellissima. Quindi sono moltissime le donne che combattono con gli uomini, non perché sono loro amanti, non è soltanto per questo, anche per questo, ma perché sono, come si diceva allora, regnicole, cioè cittadine delle due Sicilie, che combattevano insieme ai loro uomini questa guerra. È chiaro senza che la vita speranza. Di clandestinità favorisce anche amore. Anche questo, ma è un di più. Non ci è. Tengo un attimino a una precisazione, se il professore la fa. E dà una spiegazione chiaramente. Qualcuno, confondendoci con dei gruppi di femministe, ci hanno detto: ma le brigantesse sono violente. Ecco, come fargli capire che in realtà noi nulla abbiamo a che fare con quella che viene definita la violenza classica di oggi, che c'è delle donne contro gli uomini, di queste violenze, insomma, di genere che si fanno a vicenda e di cui sempre figli sono le prime vittime. Ecco, spieghiamo la differenza che c'è tra la brigantessa combattiva e la donna femminista di oggi, perché noi ne prendiamo le distanze. Assolutamente bisogna prendere le distanze, perché la violenza in guerra, nella guerra soprattutto di difesa della propria patria, è legittima violenza. E allora chiaramente tutti i mezzi sono buoni per arrivare al risultato. I briganti furono quelli che usarono i mezzi simili a quelli che avevano gli assalitori piemontesi, e quindi se quelli furono brutali pure i briganti, e lo furono anche le donne, e lo furono fino alla fine, ma è la parola stessa briganti che va ormai intesa diversamente. Questi sono i patrioti delle due Sicilie, quindi come si fa a parlare di un partigiano della seconda guerra mondiale brutale? Comunque è uno che ha cacciato un invasore tedesco e ha usato dei mezzi anche magari violenti. I briganti, diversamente dai partigiani, persero la guerra. Esatto, quindi. Sofia è la moglie di Francesco II. Sì, ecco, vogliamo parlare un attimo di questa regina di cui... Perché nelle donne dobbiamo mettere le grandi donne. Certo. Cioè le allora donne ricostruiamo importanti. La biografia intanto da dove viene. No? Maria Sofia di Wittelsbach, che era in Baviera, era figlia del re di Baviera, quindi... La sorella della famosa, la imperatrice, certo. Moglie di Francesco Giuseppe, quindi... Certo. E questa... Ecco, sono contemporanei, anche... no? Francesco, sì. Giuseppe a Francesco II, sono cognati. Sì, sono parenti, senz'altro. Poi diremo, cercheremo di capire pure perché, insomma, suo cognato non l'ha aiutato. Come no? Una diciottenne che sposò Francesco II, venne con grande entusiasmo a Napoli e restò molto male di tutto quello che è successo. Ecco, questo sì. Restò molto più male del marito di quello che è successo. Sì. Perché? Perché lei da austriaca, da teutonica, non capiva perché non veniva difeso e non si difendeva adeguatamente il regno, Francesco. Esatto. Ecco. Infatti non abbandonò mai l'idea di conquistare il regno, e sono dati di fatto che Arrigo Petacco anni fa dimostrò che il famoso attentato di Bresci a Umberto I fu fatto anche grazie alla regina di Napoli in esilio, pure lei, in esilio a Ginevra, perché lei, proprio per ragioni... Però quello causò la prima guerra mondiale, fu la causa bella. No, quello di Bresci che uccise Umberto I. Quello precedente. Fu quello lei, precedente. Perché insomma, i fatti storici dicono che si vedevano continuamente questa villa in Svizzera, Bresci, con la regina Maria Sofia. Dopodiché lui è venuto qua e ha ammazzato il re. Quindi è molto probabile un fatto di questo genere. Ma la cosa importante è che lei viveva separata da Francesco II, perché si erano rotti su questo fatto della riconquista del regno. Il re si era rassegnato, si era ritirato ad Arco di Trento, sotto l'impero austriaco. La regina non si era mai rassegnata e cercava addirittura, non solo aiutò in tutti i modi i briganti finché stava certo. A Roma, ma le aiutò anche successivamente, aveva sempre questa idea. Ma com'era questa? Io non ce l'ho presente, non so. Era una bellissima donna, che mise in evidenza molto a Gaeta, nella famosa resistenza dei 3-4 mesi in cui il re cercò di resistere a Vittorio Emanuele. Questa regina stava in prima linea, soccorreva i feriti, sfiorando le schegge delle bombe piemontesi, e c'è una bellissima poesia di Ferdinando Russo,
che parla dei soldati di Gaeta, che dice una cosa bellissima, dice che i soldati, vista questa regina giovane e bella che stava in mezzo a loro, speravano di essere feriti per poter essere toccati e abbracciati dalla regina che li andava a soccorrere. È una cosa meravigliosa che penso che sia proprio vero. E quindi si coprì di gloria in quella situazione. Non è vero, io l'ho letto e l'ho sentito in un film, non l'ho letto, che insomma a un certo punto lei quasi il napoletano chiese al marito perché non... Sì, perché non volevo combattere. Io vi dico un aneddoto della Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale. La regina è morta nel 27, il marito morì nel 94, molto prima. Lei è vissuto molto a lungo ed ha continuato ad essere una vera regina di Napoli. Questo aneddoto che ho letto io è molto bello. Dice che nei campi dei prigionieri in Austria c'erano i prigionieri italiani. Certo. Lei andava negli anni 16, 17, 18, 1916, andava a visitare i prigionieri e chiedeva a ogni prigioniero: da dove vieni? Lui diceva: vengo da Torino. E lei camminava: da dove vieni? Vengo da Teramo. Lei pigliava un po' di pane e glielo dava. Da dove vieni? Da Roma. E lei camminava: da dove vieni? Vengo da Agrigento. E lei gli dava un po' di acqua. E allora ricordano questa vecchia signora che camminava fra i prigionieri e faceva la distinzione fra i meridionali e i non meridionali. Quindi figuratevi che grande affetto. Poi, tanto per le donne del sud, vorrei ricordare un'altra grandissima regina, Maria Carolina, la sorella di Maria Antonietta, ghigliottinata a Parigi, moglie di Ferdinando IV di Borbone, è una che organizza Napoli contro l'invasione francese, una regina veramente eccezionale, che Napoleone diceva il vero re di Napoli è Maria Carolina, perché era una vera leonessa, figlia della grande imperatrice d'Austria, e quindi questo personaggio episodio di cui la storia si è... pure io al professore. Sì, un attimo, questo episodio di cui la storia si è occupata relativo alla fuga dei Savoia, no? Dopo lo sbandamento, dopo l'armistizio, che insomma fece poi anche creò ilarità e ironia su quest'ultima dinastia nostra nazionale. Invece dalle vostre parti o con i vostri regnanti non successe, non ci sono situazioni di fuga di questo tipo. No, cioè, lui... lui abbandonò Roma quando il Papa fatto prigioniero. Non aveva uomini per combattere. Assolutamente. Assolutamente. Ci fu un governo in esilio per un po' di tempo, poi in effetti... E il fatto andò a finire perché si vide che non era possibile tornare indietro. Lui si fidava molto il re sulla diplomazia internazionale, già che era una violazione chiara. Ecco, ma chi avrebbe dovuto aiutarlo? Cioè, noi abbiamo detto nella puntata precedente che diciamo, gli inglesi, chiaramente la massoneria, stavano dalla parte dei Savoia e dei Garibaldi, dei Savoia, di coloro che hanno annesso il vostro regno. Chi avrebbe dovuto, meglio sono repubblicano, chi avrebbe dovuto aiutarvi? In effetti, naturalmente, i nostri alleati sono stati gli austriaci, però questi furono molto furbi, i massoni, a creare il problema nel 1848, la prima guerra dell'indipendenza. Sbandierando una confederazione italiana, convinse Ferdinando II a mandare delle truppe contro l'Austria. Questo fatto ruppe un legame naturale che c'era fra Vienna e Napoli. No, scusami, nella prima guerra d'indipendenza noi c'è il regno borbonico. Ci fu una confederazione contro l'Austria, almeno la prima parte della guerra. Partirono truppe da Napoli, da Roma, da Firenze, oltre quindi, al Piemonte. Stavano in buoni rapporti diplomatici i regnanti del sud, sì, con quelli del nord, e decisero di fare una guerra per cacciare gli austriaci dal Lombardo. Poveri austriaci, li abbiamo fregati in un modo incredibile, perché poi abbiamo cambiato l'alleanza, no? Esatto. E noi, tanto Savoia, poi ci abbiamo combattuto con la prima guerra mondiale, hanno sempre tradito qualcuno. Prima gli austriaci, poi i tedeschi, insomma è una cosa normale per loro. Invece allora questa guerra ci ha giocato l'amicizia degli austriaci, perché fu una guerra... Si arrabbiò con si arrabbiò perché attaccati dal re di Napoli. Che e poi Francesco perché fece questa... Ferdinando cioè il padre di il Francesco. Padre. Lo fece perché si quando pensava la chiesa, di una confederazione italiana in cui anche il Papa aveva mandato, certo, le truppe.
C'era la famosa confederazione propugnata da Gioberti. E anche Cattaneo, poi, che voleva la confederazione. Che era l'unica soluzione, diciamo così, indolore per avere una maggiore unità italiana. La vera unità sotto una dinastia. Quindi la confederazione si poteva accettare. Esatto. Ecco. Cioè, come la Svizzera, più cantoni con i propri regnanti. Però Carlo Alberto fece capire subito che non voleva nessuna confederazione. Perché voleva essere lui o i suoi discendenti. Gli alleati da subordinati, e Ferdinando II chiamò le truppe indietro e non partecipò poi alla guerra fino alla fine. Però si era giocato l'Austria, insomma, si erano però si era giocato l'Austria. Si era giocato l'Austria. Bartolo, che deve chiedere? Con la guerra di Crimea ci giocavamo l'Inghilterra. E che ci giocavamo l'Inghilterra. No, il fatto, ritorniamo un poco alla difesa di Napoli, i Lazzari sono degli sconosciuti. A parte il luogo comune, sei un Lazzaro. Però diciamo, questo di Lazzaro chi erano? E perché Napoli non fa una bella statua al Lazzaro? Prima abbiamo accennato a Ruffo e a 1799. Quella è un'occasione per far capire i napoletani veri chi sono. Un grande esercito francese arrivò a Napoli costretto a non avere nemmeno il re, perché gli inglesi obbligarono il re, alleati di Napoli allora, obbligarono Ferdinando IV ad andare a Palermo, che non potevano difendere sul territorio il regno. E il popolo si trovò con una città senza re, con un luogotenente in belle, il quale praticamente il popolo si riunì al convento di San Lorenzo Maggiore e scoprire una cosa molto interessante, che dico, una prammatica, cioè una legge di Carlo III di Borbone quando era diventato re di Napoli. Guardate che Carlo III è un altro... Carlo III, parliamo a metà del Settecento. Questa è un'altra cosa che stranamente fa pensare male di questo re. Carlo III non è Carlo III, Carlo III è Carlo III di Spagna. I re hanno il loro numero ordinale secondo il trono dove si vanno a sedere. Carlo a Napoli era Carlo VII, che c'erano stati sei Carlo prima, il penultimo era il grande Carlo V, l'imperatore. Quindi lui era il Carlo VII a Napoli, però si firmava Carlo. Quando è andato a Madrid, perché lui è diventato poi re di Spagna dopo, perché era morto senza eredi, il figlio del re di Spagna, lui si chiamò Terzo in Spagna. Quando i libri di storia chiamano Carlo III, come se chiamasse re di Spagna, Carlo. Quello è stato invece per appena 40 anni re di Napoli, per 30 anni buoni. Più amato dai napoletani, infatti a Napoli esiste. E allora aveva fatto un accordo quando divenne re di Napoli, 10 maggio 1734, un accordo altro che democratico con il popolo di Napoli. Cioè, se per caso il re è assente, è demente o incapace di prendere iniziativa, il popolo diventa re. Questa è una legge di Carlo di Borbone. I napoletani la rispolverarono il 22 gennaio 1799. Per dare legittimità a Palermo, noi siamo il re, noi vogliamo difendere Napoli. E la difesa con un tale eroismo e una tale veemenza che il generale Championnet entrò in Napoli dopo giorni di combattimento casa per casa, in cui morirono decine di migliaia di napoletani, cosiddetti Lazzari perché erano vestiti di stracci combattendo contro l'esercito francese, con un coraggio, insieme ai soldati che ovviamente non avevano più comandanti e si unirono ai napoletani. Oh, vabbè. Però poi ci fu un'alleanza con i francesi. Alleanza della Repubblica Partenopea, la famosa traditori, esatto, della Repubblica Partenopea, quelli che vendettero Napoli ai francesi. Vabbè, questo sì. Sulla scorta delle idee rivoluzionarie della rivoluzione francese ci fu questa. Quella che voleva affamare il popolo, togliere i Borbone e mettere una repubblica come abbiamo. Ma sul piano diplomatico, sul piano diplomatico invece poi nel periodo unitario i rapporti tra i Borboni e i francesi quali erano? Ma i Borboni poi non ebbero più contatti con neutralità. Ah, ci fu una neutralità, si tolsero dal giro completamente. Furono sempre considerati però reali. Vi ricordo che quando è sposato il figlio del principe Carlo, William, sono stati invitati Carlo di Borbone, sì, al matrimonio, non i Savoia, non esempio, considerati quindi veri reali. Questo è un esempio importante. Siamo in chiusura? Sì, in chiusurissima, cioè, faccio veloce.
tra le cose dette l'altra volta e quelle dette proprio adesso, no? Il discorso popolo sovrano lo era veramente. Quindi diciamo che tutto sommato il primo articolo della Costituzione italiana è una furbata, no? Dicendo il popolo è sovrano, in realtà no. Siamo attenti che ci sono le belle parole e i bei fatti. Quella appunto. È una bella parola. Noi abbiamo fatto i bei fatti. Mi è piaciuta l'annessione, perché probabilmente tale è stata, del 1860, va bene, non vi va bene manco la Costituzione. No, anzi, e non è stata applicata. Quindi. Non è stata applicata. Ma perché l'articolo 21 viene applicato? Fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro. E il lavoro, lo sappiamo. L'articolo 21 è applicato, siamo molto liberi di parlare. L'articolo 3, pari dignità. Viene applicata, non mi sembra, in modo particolare oggi, e non vado oltre. Va bene, non andiamo oltre perché abbiamo davvero esaurito il nostro tempo. Ringrazio Gabriella Rapposelli, Barbaro Di Luca e il professor Francesco Ulì, al quale rinnovo l'invito che gli ho fatto anche prima a microfoni spenti, di tornare da noi, perché insomma è sempre interessante sapere da lui questa controstoria, diciamo, questa storia non detta e non scritta, offuscata dai Savoia prima, che poi, siccome c'è sempre il contrappasso, hanno subito pure loro quello che hanno fatto a voi. Va bene, grazie e arrivederci a sabato prossimo.